Presso la chiesa di Santa Barbara, sabato sera, si è svolta nel piccolo borgo la benedizione del fuoco da parte del parroco Don Nicola Coppoletta, per poi proseguire con la celebrazione della Santa Messa e la resurrezione del Cristo risorto. Domenica la tradizionale confrunta con la partecipazione di numerosi fedeli e a seguire la processione. Dimostrerà che sono le righe del cuore per te.
Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone. Ora lo compie attraverso l'acqua del battesimo, per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed eccovi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui. È risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dei morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, li abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Potete spegnere le candele. Assemblea a voi tutti. Una schiera di angeli a lodare il Signore. Lo vedo attraverso il coro che ha cantato il Gloria e l'Alleluia. Vedo una banda di giovani da lassù che vuole adorare Gesù dall'alto. Voi ti nascondi pure, ma vi vedo lo stesso. Ma anche voi tutti che siete qui fra i banchi, che siete nelle navate. E cosa avete sentito subito dopo il bellissimo canto del mare? Devo fare a proposito di complimenti al coro per ieri sera per il canto di Maria. Ve lo meritate. Fatelo anche gli altri, il prossimo anno. Cos'è che avete sentito? Un tonfo, una pietra che viene spostata, che cade. Un terremoto con tuoni e lampi. Una croce, vedete, dove non c'è più il corpo di Cristo, c'è la luce, ma Gesù non c'è più, perché lo vedete là, glorioso, risorto, che vi benedice, quello che fa il sacerdote durante la celebrazione eucaristica.
dove alza la mano e vi benedice. Qual è il messaggio che vi voglio lasciare? Anche perché la veglia pasquale è bellissima, perché vedete, abbiamo fatto già la benedizione del fuoco nuovo, la benedizione con l'ascolto della parola, e a breve ci sarà la benedizione dell'acqua lustrale con la celebrazione eucaristica. Quante volte vi è capitato di avere un peso nel petto? Quante volte vi è capitato di dire: mamma, che pesantezza di vita? Proprio come le donne del sepolcro, chi ci rotolerà la pietra? Le donne sono forti e coraggiose, ma rotolare una pietra di quella grandezza vi assicuro che era impossibile. E loro si fanno la domanda: chi ci rotola la pietra? E Gesù ha risolto il problema, o meglio, Dio manda il suo angelo, quegli angeli che avevano cantato gloria a Dio la notte di Natale, e gli sposta la pietra. Cari fratelli e sorelle, se starete con il Signore, tutti i problemi vi verranno risolti. Tutta la pesantezza che avete nel cuore, nella vita, vi verranno tolti. Ma se il Signore non è nella mia vita, continueremo a essere infelici, tristi, sofferenti e con un peso. Quel nodo alla gola, quel dolore al petto, che non ti fa dormire, che non ti fa stare bene, e come tarlo ti fa pensare. Questo è l'augurio che io faccio a me e a ciascuno di voi, che possiate sentire quella spinta della pietra, che possa esserci nella vostra vita non quel terremoto umano, ma spirituale, che vi sconvolge tutto, e Cristo che vi fa risorgere. Perché quando uno ha il Signore nel cuore, affronta tutto. E se qualcuno ci ha lasciato in questo mondo, immaginate in questo momento lassù che gioia che stanno avendo. Noi siamo contenti perché il coro, i giovani, voi fedeli, siete qui per fare la rappresentazione, vedete, della risurrezione attraverso la statua bellissima che voi avete qui. Ma sapete quel che c'è in paradiso? Ci pensavo prima. Beati loro. Loro stanno vedendo la luce vera. Loro stanno vedendo quello che veramente Gesù vuole manifestare a loro, quello che è avvenuto oltre 2000 anni fa. Noi questa gioia la possiamo pregustare già da qui, dall'inizio, se faremo questo bene, se toglieremo questa pesantezza. E un domani, quando Dio ci chiamerà, l'ultima parola non sarà la morte, quel segno di croce che molte volte vediamo nelle lapidi. Perché l'ultima parola è quello che diremo dopo. Credo nella risurrezione dei morti. Quando avverrà non lo so, perché lo sa solo Dio. Ma avverrà. E lì veramente festeggeremo insieme la Pasqua del Signore. Lì veramente faremo la gara di avere i posti lassù in alto, qua giù, per poter vedere quel momento magico. Non vi rimanete nello sconforto, non rimanete nella tristezza. Sì, è vero, torneremo a casa e continueranno ad esserci i problemi. Chi è che non ce li avrà? Risolverete quel problema, tac, e si ripresenterà un altro. Questa è la vita. Ma la vita è bella proprio per questa, perché noi affrontiamo i problemi e li risolviamo. L'unica differenza è che chi ha il Signore i problemi li affronterà in una maniera giusta, saggia, e che dormirà sonni tranquilli. Chi non ha il Signore nel cuore è come colui o colei che mette la sporcizia nel tappeto, la metti oggi, la metti domani, ma la montagna inizia a crescere. Chiediamo al Signore Gesù che possiamo sempre risorgere. Non abbiate paura della pesantezza che avete nel vostro cuore, qualsiasi problema esso sia, spirituale o corporale. Il Signore, come avete sentito prima, farà sì che quella pietra verrà tolta. Preghiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Preghiamo un attimo in silenzio. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo di tavoli che veglia in preghiera in questa santissima notte. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione,
e dall'opera ancora più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu che l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Da questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia attraverso l'acqua del Mar Rosso. Hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. E infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nella vacro battesimale. Raviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, ed onaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli, che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti con Cristo nel battesimo per camminare con Lui una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del santo battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Vi ricordo la vostra professione affinché da quello che voi dite stasera, anche a casa vostra, possiate ricevere intanto quella benedizione, convinti e fermi. Pertanto vi chiedo, rinunciate a Satana? Rinuncio. E a tutte le sue opere? Rinuncio. E a tutte le sue seduzioni? Rinuncio. Rinunciate al peccato per vivere la libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Credete in mio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
applauso, ma mo l'applauso lo dobbiamo fare a qualcun altro, ok? Santa notte di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore, celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace, alleluia, alleluia. Grazie a Dio, alleluia, alleluia. Tanti auguri di nuovo e fatemi un bel applauso. Ma, non so, ma
Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona Pasqua a tutti. Quando tiro un mantello la croppa e la aietta.
Thank you.
per la Pasqua del Signore, riconosciamo i nostri peccati, per essere meno indegni di accostarci alla sua mensa. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio di potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.